Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, visto che sono in montagna e visto giustamente la qualità del video, non farò un video lungo su SummerSlam, ma farò un video abbastanza breve, cercherò di essere più veloce possibile. Pay-per-view che mi è piaciuto a tratti. Mi è piaciuto moltissimo il match tra Seth Rollins e Dolph Ziggler, che ha decretato il nuovo campione intercontinentale. Tra l'altro, curiosità, tutti i titoli singoli più importanti sono cambiati, tranne quello degli Stati Uniti. A proposito, il match con gli Stati Uniti a me non mi ha fatto impazzire. Mi è piaciuto veramente tanto quello lì. Mi è piaciuto il triple threat match femminile con turn heel di Becky Lynch, che potrà essere molto 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 interessante, con Charlotte Flair nuova campionessa, Ronda Rousey la nuova campionessa femminile Raw, match veloce e, come posso dire, abbastanza scontato, e assolutamente. Poi mi è piaciuto match tag team, sinceramente non mi hanno fatto assolutamente impazzire, assolutamente non mi hanno fatto impazzire, anche perché poi sono finiti con, cioè è finito con un no contest, onestamente una squalifica che bah, boh, non mi ha assolutamente lasciato, mi ha lasciato perplesso, ecco. E niente, poi che cosa dovevo aggiungere? I titoli del mondo, se Samoa Joe vince per squalifica, ma chi se ne frega, cioè è proprio un match che non mi ha entusiasmato. Braun Strowman ha sconfitto Kevin Owens e francamente l'ha assolutamente devastato. Non mi è piaciuto come è stato gestito il titolo di Roman Reigns, che è il nuovo campione del mondo, per carità, e va benissimo. Non mi fa impazzire Roman Reigns, ma lo accetto, perché comunque porta titolo, porta in alto la compagnia a livello economico, quindi ci sta. Non mi fa veramente impazzire come è stato messo questo match, cioè fatto trattato Brock Lesnar come un pirla qualunque, questo non mi è piaciuto, però vabbè. Insomma, diciamo che si sapeva e niente, e niente. Tra l'altro, mi aspettavo l'incasso di Strowman. Sono riusciti in questo modo a tenere Strowman e fargli utilizzare l'eventuale valigetta in futuro, che sicuramente è la cosa più importante, assolutamente, tenere in piedi Braun Strowman come Monster Heel. E tra l'altro, per Roman Reigns è il quarto titolo del mondo, dopo aver vinto i tre titoli World Heavyweight, vince il primo Universal Championship. E dunque va bene, insomma, così, ecco, tutto qua. Non aggiungo altro, anche perché Pay-Per-View non mi è dispiaciuto, essendo uno dei Big Four, però francamente alcune cose non mi hanno fatto entusiasmare, però altri match sono stati molto godibili, ad esempio Finn Balor con Baron Corbin e The Miz contro Daniel Bryan sono stati, insomma, due match, vorrei dire inutili, ma che sicuramente non mi hanno preso, anche se The Miz comunque è sempre awesome. Niente ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao!